Buongiorno e benvenuti a tutti sul mio canale. Per chi non mi conosce, piacere, sono Rossella e oggi sono in compagnia di Gin. Ciao. Ciao. Gin sarà praticamente il cuoco di questa nuova rubrica, il cui video uscirà, penso, se riusciamo, almeno una volta al mese, che coprirà praticamente quello che è la cucina coreana, il cibo coreano. Visto che io non sono un'esperta, ho deciso di chiamare Gin. Un paio di settimane fa c'è stato il capodanno cinese, che in Corea viene chiamato Sonnal, che è praticamente la festa più importante festeggiata qui in Corea. Abbiamo deciso di ricreare, non tutti perché sono troppi, alcuni dei piatti che si preparano in questa festività. Vuoi molto un verso? 오늘은 떡국을 할 거라서 떡을 시켰어요. 이거는 사고구마. Di solito per fare la zuppa si devono comprare le ossa della mucca, praticamente si devono mettere a bollire per ore. Visto che non era il caso, abbiamo deciso di prendere quella già preparata. 왜냐면은 뼈부터 시작하면 5시간 넘게 걸리니까. Ok, ci vogliono più di 5 ore, quindi capite che non era il caso, abbiamo preso quella là già pronta. Ok. 시금치나 이런 거부터 하자. 시금치 왜 준비하고 있어? 뭘 만들려고? 잡채를 만들 건데 잡채에 나물이 들어가. 그 나물에 시금치 나물 콩나물을 만들 거야. 무슨 뜻이 있어? 왜 먹어? 모르지. 그거 몰라. 예전에 왕한테 진상을 할 때 요리를 만들어 줄 때 여러 가지 채소를 그러니까 잘게 썰어 가지고 당면 없이 그때는 당면이 없었어. 근데 채소만 많이 썰어 가지고 버무려서 왕한테 진상을 했다. 그래서 이름이 잡채야. 잡채의 어머니. 그니 praticamente ora dobbiamo preparare le verdure che rientreranno all'interno del piatto. Si chiama chapche, che vi mostreremo dopo. Tra l'altro le chapche sono anche il, penso, il cibo coreano più amato dagli stranieri, perché non hanno un sapore né troppo forte né troppo piccante come la maggior parte dei cibi coreani, quindi ve le facciamo vedere, sono buonissime, se venite in Corea assaggiatele. Iterin mal chum, 그냥 안녕 이런 거 배워야 된 것 같은데. 응. 인사할 때. 나 이런 거 있잖아. 아, 근데 기억 안 나. 루카였나? 아, 루카, 에 베로. 이것이 la tipica cucina coreana, perché con questa poi si faranno i chon. I chon cambiano a seconda della regione, noi abbiamo deciso di farli solo di zucca, però di solito possono essere di carne, possono essere di pesce, possono essere con altri tipi di verdure, e il chon sarebbe praticamente la frittura di verdure, ok? Verdure pastellate. Verdure pastellate, ci dice la mazzoletta. Vogliamo vedere con quanta precisione sto tagliando queste noci, cioè io sono sconvolta. Sono allora, anche uguali. Io lo so fare. Ma anche... sono tutte uguali, Rossella. Io lo so fare, non però... Io è praticamente il brodo di ossa, esatto, di soggoghi, di mucca. Alla luce del cibo. 사실 떡국도 정해진 방법은 없어서 듣고 싶은 왜냐면 한국에 옛날에 떡만둣국 같은 거 없었는데 요새는 만두 넣어서 떡만둣국 같은 많이 만들어 먹고. È vero, c'è la versione con i mandu che è quella che mi piace di più. 살았을 때 먹을 게 없어서 이런 거 많이 먹었지. 내가 다른 것도 알거든. 그 원래는 그냥 그 떡 있어. 동창 모양이잖아. 동창? 그건 동그란 거. 이거 돈 먹으면 돈. 아 그래? 그런 거 아니야? 있었지. 나는 처음 들어. 맞아요. 아 진짜? 맞아. 왜냐면 얘는 처음 봤어서 비카스 대거래 아니야. 그리고 나이. 이제 설날에 떡국을 먹으니까 떡국을 먹으면 한 살을 더 먹는다. 그래서 어릴 때는 빨리 어른 되고 싶어서 두 그릇 먹고 세 그릇 먹고. 이거 버리죠. 그러니까 siamo già abbastanza vecchi, non voglio aumentare la mia età. Infatti di solito si mangia il primo dell'anno cinese, proprio perché vuol dire che sei diventato di un anno più vecchio. Quindi ora dobbiamo saltare tutte le verdure che ha tagliato per decorazione. Stiamo scolando anche i germogli di soia, che faranno la stessa fine degli spinaci, suppongo.
냄새 좋네요. il primo piatto. Come professional. Ma il tuo che non so, credo. Quindi ora dobbiamo inserire le verdure. Questi sono funghi scottati comunque. Con lo zucchero. Scottati con lo zucchero, la smettiamo di mettere zucchero in qualsiasi piatto, per favore. Passiamo al terzo piatto. Abbiamo messo la farina per fare i chon, ovvero le verdure in pastella. E finalmente dopo... Mi si cambiò giusto? Dopo 2 ore siamo riusciti a preparare 4 dei piatti tipici di Sonnal. Abbiamo preparato le ciapce, la tteokguk e 2 tipi di chon, uno con la carne e le verdure e l'altro di zucchine. E ora è arrivata l'ora di mangiare. Cosa ne so? No, a me non tocco già. E per questo video è tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, lasciate commenti se volete e iscrivetevi al canale. E niente, ci vediamo al prossimo video con la prossima ricetta. Un bacio. Ciao! Annyeong!